Il dato economico di quest'estate è che il debito pubblico italiano ha segnato un nuovo record. Non è mai stato così alto. È un dato importante, ma non è un dato sorprendente. È importante perché è uno dei tanti segnali per comprendere quanta sconsideratezza circola nei corridoi dei governi. Ma non sorprende perché in un paese in cui del rimandare i problemi si è fatta un'arte, il debito pubblico è il convitato di pietra alla mensa delle emergenze prevedibili. Quando nel 2010 l'Istituto Bruno Leoni ha inaugurato l'orologio del debito pubblico, che ogni 3 secondi aggiorna l'ammontare dei soldi che lo Stato deve, esso era di 30.000 euro per ogni italiano, compresi i neonati. Oggi, dopo 7 anni, è di più di 37.000 euro. Succederà qualcosa? No. Arriverà anzi l'autunno con una manovra finanziaria preelettorale, un altro sicuro presagio che l'emergenza primaria del debito pubblico continuerà a non avvistarsi nei radar della politica.